Benvenuta, signor Enrico, si accomodi. Oh, come sta, signora Morandi? Bene, grazie a lei, signor Enrico. Ho un poco di male d'orecchio. Come mai? E lei lo conosce, Sergio, con quella sua S ventosa, un poco da tramontana, vero? Beh. E l'altra sera mi ha sussurrato un complimento all'orecchio, ho beccato anche l'otite. Che peccato. Come è andato il riferimento dell'altra sera? Per carità, signora, non me ne parli. Guardi, avevo preparato una bella tavola con i candelieri, sa, per una tenetta lume di candela. Poi viene Sergio e mi fa: scusa, fattami fare la salsa da fare delle furfufle. Figuriamoci che ventata. Signora, spente tutte le candele, siamo rimasti al buio. Questi mariti cosa vogliono? Io non ce n'ho una. Io pensi che quando do la fiera per terra, quando Morandi torna a casa, gli vado incontro con 4 pattine di lana perché non sporchi. 4? Non bastano 2? E no, sa, perché a Morandi quando cammina gli strascinano per terra anche le mani. Se non sto attenta a tagliargli le unghie, mi riga tutto il parquet. Già, perché il suo è lungo di braccio. Il suo invece è lungo di muso, vero? Come mai è sempre così intrinito? È triste di natura? No, caro, anche lui sono momenti di allegria. Stamattina, per esempio, si è svegliato di buon umore, mentre si faceva la barba cantava. E che cosa cantava? Si scopro le tombe, si mamma mia, quando è triste che cosa canta? Ah, no, quando è triste non canta, compone. Si sente, eh? Ma perché parliamo sempre del mio? Parliamo anche del suo. È vero che inciderà un disco con quel complesso dei ricchi e poveri? Sì, ma sa, per ragioni ideologiche ha preso solo i poveri, tanto ricchi siamo noi. È vero, suo marito è così importante. No, oh, certo che è importante. Mi fanno ridere, sa. Quelli che dicono che Ranieri gli dà fastidio, non capisco perché, fanno un lavoro così di lento. Già, Ranieri gira Metello. E Morandi no. Ranieri diceva il Davide di Donatello. E Morandi no. Ranieri gira un film con Cap Dubla. E Morandi no. Anzi, sa che cosa l'hai detto? Che se Ranieri continua a girare con questo ritmo, gli verrà un fegato grosso così. A Ranieri. No, a Morandi. Ma perché parliamo sempre del mio? Parliamo un po' del tuo. Oh, povero, povero Sergio. L'altro giorno l'ho fermato la stradale. Ha dovuto mostrare la patente, la carta d'identità, il libretto di circolazione, una roba terribile. Viva la faccia di Bobby Solo, Che quando gli chiede i documenti, lui mostra il pedigree e basta. Che comodità, ma che comodità. E scusi, signora, ma suo marito ha venduto molti dischi quest'anno. Oh, certo. Guardi, questo è l'ultimo disco d'oro che gli hanno dato. Appena gliel'hanno consegnato ha pensato subito ai poveri del suo paese. Ah, oh, che generoso! Gliel'ha regalato? No, l'ha messo sul giradischi e gliel'ha fatto ascoltare. Certo che i mariti come nostri ce ne sono pochi. Anche il mio, per esempio, quando ci chiedono aiuto non ci pensa due volte, fa subito a segni. Oh sì, che prodigalità. No, no, ha capito male, fa subito a segni. Ma tu che vuoi da me? D'altra parte, o si è fedeli a un credo politico, non lo si è. Certo. Noi ci vergogniamo talmente tanto di avere la Mercedes che la chiamiamo Marietta. Senta, e suo marito come va oggi? Oh, benissimo, benissimo, signora. Pensi che adesso i dischi di Sergio si vendono anche in farmacia contro l'insonnia. Endrigal, non dà sue fazione. E per l'insonnia ribelle ha inciso anche un microsonno a 33 giri. Bene, perché più incidono più ingrandiamo le nostre fatture. Ha visto il nostro allevamento di pecore? Ah, ma loro erano proprio velati quelli che ho sentito poco fa. Io pensavo che fosse Gianni che stava provando con il 4 più 4 di Nora Orlandi. No, erano proprio pecore vere. Tanto ci hanno dato 2 pintali di lana. 2 pintali? E l'avete venduta? No, l'ho usata per fare un paio di guanti a Morandi. Questo è uno? Che bello, che bello! E l'altro? E l'altro che lo faccio con la prossima tosatura? Certo che i nostri mariti lo meritano un pensierino, cari. Certo, lavorano tanto.
tanto. Sempre tanto indaffarati, tanto richiesti, sempre in giro. E sempre milioni, sempre milioni. Sempre caroselli, sempre spettacoli, sempre miliardi, sempre miliardi. Perché lo fanno per gli italiani? Già, per divertirli. Anche per lei sta carino? E anche per lei sta senza carità qui sotto i baffi. Sarebbe proprio ora di smetterla di parlare male di questi poveri cantanti. Ah, vorrei vedere voi al loro posto. Ehi, signori, la mettiamo perché noi ce l'abbiamo fin qui. Per favore, la piantiamo di trattare i cantanti così. Per giustizia, per coerenza, per dovere di imparzialità. Non facciamo differenza tra PUCC di RCA. E questo non mi va, quest'altro non mi va. Bonza, poca voce, nada non mi piace, dada di luce, mamma di papà. Che mi dica papà? Che mi vuole papà? Come potete fare per poter campare quella poveraccia della Davida? Perché tu vieni qui? A faccia divertire. Con giacche di pitoni e giacche di cannani come di tritoni, povero stellino. Ti provi bella mia, a fare la cagnia. Sì, è tanto carina, ma una voce frase, ma una gallina che fa cacciare. Ci provi, Nenica. Provi la buona cosa che quando apre bocca sembra un film muto di cantanti fanno. Signore, venga lei, nel video della Rai. Ma fa come i tombacchi che con gli occhi piedi si vanno a succhi della butterfly. Ma voglio dire no. Coraggio se ne va. A me ne fai concerti come Palaverdi che tu cambia tardi ci sembra un po' morto. Mi mandi due a volo, al posto delle colli, che vuole gareggiare, fanno fare gare, non vuole in mezzo, due se ne va bene. Quindi chi non gli va? Che provi dai cascate? Se posso ginocchioni per un battimani, per quel battimani che non beccherà. E vieni da lì, e riguarda tutta lì. Ci provi a cantare, ne fai riprendere perché si per fare tutta di lì. Che provi a fare cantare? Come sa fare anziano? Se faccio già morte, fa la madre fonte, fa tutte le cose invece di cantare. E dentro poi qua? E dentro mi ha cantato. Come fa Celentà? Che fa cantare la moglie? Che fa cantare il cognato? Che fa cantare il cognato? La madre della corretta? La moglie del cugino? La figlia del cugino? Il nome del papà? La figlia del cugino?